Dottoressa, qual è nel concreto l'importanza di avere uno psicologo a contatto con gli alunni, con i genitori e con gli insegnanti nelle scuole del territorio di Sciacca? L'importanza è la stessa importanza che riscontriamo noi quando abbiamo qualcuno che ci ascolta. Ecco, la cosa fondamentale è l'ascolto, e la cosa fondamentale è avere la disposizione d'animo di poter parlare con qualcuno, il non tenersi tutto dentro, avere una persona con la quale ci si possa confrontare, una persona con la quale possano essere meglio dipanate quelle che sono le nebbie che a volte avvengono nella nostra nebbia. È importante sempre farlo con un amico, con un'amica cara, ma se lo si fa con una persona specializzata, deputata all'ascolto, è chiaro che il vantaggio che se ne riceve è maggiore. Lei nel passato ha riscontrato dei casi concreti, ripeto, nel territorio di Sciacca, per i quali sarebbe stato necessario l'intervento di uno psicologo che magari avrebbero potuto evitare conseguenze più o meno gravi? È chiaro che qui si tratta poi di, come dire, di andare a parlare di fatti e di persone, e non mi sembra assolutamente il caso. Tra l'altro, con il senno del poi, molte cose si leggono sotto un'altra luce. Abbiamo ancora nella mente e nel cuore quello che è accaduto ad una giovane donna a Sciacca. Certo, tutti ci siamo chiesti, come sempre accade in queste situazioni, perché, cosa non è stato fatto. Chi avrebbe potuto aiutarla? Perché non ha parlato? E queste sono delle cose che ci rammaricano. D'altro canto siamo rasserenati dal fatto che molte situazioni sono state intercettate e sono state poi portate alla neuropsichiatria, dove sono state meglio accolte e meglio curate, perché lo sportello d'ascolto nelle scuole è quella che si definisce una consultazione breve. Poi è chiaro che quando si va ad intercettare situazioni che sono più gravi, che sono più problematiche e che hanno bisogno di una presa in carico molto più lunga, allora a quel punto intervengono i servizi. Professoressa, lei riscontra negli studenti una consapevolezza proprio della necessità di farsi aiutare in qualche caso? Certo, possiamo dire che come scuola noi ci siamo ormai abituati a questo sistema di lavoro che coinvolge tutte le parti in gioco. Sono i ragazzi ad essere cresciuti negli anni, perché questa è una progettualità che si è sviluppata nell'ultimo triennio, con quella che possiamo definire una vera e propria cultura dell'ascolto. Quindi sono i ragazzi, è proprio l'utenza, per dirla con un linguaggio scolastico, che ci chiede di poter avere una figura tecnica di supporto, perché purtroppo i casi di cronaca attestano un aumento del disagio e quindi la necessità un po' da parte di tutti, anche di noi operatori della scuola, di capire come gestire le relazioni per costruire dei sistemi sani. Quindi oggi è veramente più che mai importante questa figura di supporto per la crescita. In tutti i contesti di crescita lo è, ma credo che nella scuola sia un importante segnale di cooperazione, di costruzione di un ambiente solidale fondato proprio sull'inclusione, sull'accoglienza.